Siamo a venerdì e come sempre torniamo a parlare di ETF e di quelli che potrei valutare da inserire nel mio portafoglio. Ma oggi facciamo un video un po' più formativo. Capiamo se effettivamente i famosi ETF Smart Beta possono essere un vantaggio per un investitore o un bruttissimo salto nel vuoto. Lo scopriamo subito dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto, nonché educatore finanziario AIF. Oggi si cerca di andare in profondità nella serie di ETF più famosa, a meno del mio parere, oltre ovviamente dei vari ETF che vanno a seguire passivamente i classici indici. Gli ETF Smart Beta parlano una lingua semipassiva perché seguono le dinamiche particolari, hanno bisogno di maggiori manipolazioni per poter seguire l'indice e per cui hanno delle tematiche particolari da affrontare. Prima di iniziare a parlare naturalmente ricordiamo che questi non sono consigli finanziari né a investire in questi prodotti né tantomeno un invito ad investire. Io non sono un consulente finanziario ma porto questi contenuti a scopo solamente informativo e didattico. Fate sempre le vostre valutazioni. Inoltre se vuoi sostenermi sul canale anche con un caffè al mese puoi abbonarti qui sotto su YouTube o su Patreon se credi in questo progetto per accedere anche a dei contenuti dedicati. Puoi anche prenotare con me una call di formazione ed educazione finanziaria, trovi il link qui sotto in descrizione. Allora andiamo a parlare di questi benedetti ETF Smart Beta. Cos'è un ETF Smart Beta? È un tipo di ETF che utilizza un sistema basato su regole per selezionare gli investimenti da includere nel portafoglio del fondo. Un ETF classicamente è un tipo di fondo che replica un indice, come ad esempio il famosissimo S&P 500. Gli Smart Beta ETF si basano su ETF tradizionali che adattano i componenti delle partecipazioni del fondo in base a parametri predeterminati in partenza. Le regole che disciplinano le azioni che compongono i fondi negoziati in borsa variano a seconda delle regole stabilite all'inizio. Inoltre ci sono ponderazioni diverse per ogni azione in un fondo. Ponderazione significa che un fondo potrebbe avere più azioni di un titolo rispetto a un altro in base a un aspetto sottostante, come ad esempio, per citarne solo uno, ad esempio il valore. Alcuni ETF potrebbero tracciare un indice azionario che contiene solo titoli per esempio bancari, grandi società o titoli tecnologici. La ponderazione della capitalizzazione di mercato è uno dei metodi più comuni per selezionare quante azioni di una società vanno a costituire un indice o un fondo. Una ponderazione per capitalizzazione di mercato significa che praticamente una società viene scelta in base alla sua grandezza. Capitalizzazione di mercato significa il prezzo delle sue azioni moltiplicato il numero delle azioni che sono in circolazione. Una società che ha molte azioni in circolazione e le cui azioni sono aumentate di prezzo in modo significativo nel tempo avrà una ponderazione significativa di un indice di capitalizzazione di mercato più alta rispetto alle altre società. Lo Smart Beta invece non utilizza la tipica strategia dell'indice ponderato per capitalizzazione, al contrario tiene conto di fattori granulari specifici di una particolare azienda o di un particolare settore. Uno Smart Beta ad esempio potrebbe scegliere società che esibiscono solo determinati comportamenti o metriche. Queste metriche includono fattori come ad esempio la crescita degli utili, lo slancio di un'azione che misura il modo in cui l'azione si muove verso l'alto o verso il basso, ad esempio il famoso momentum, o la propria redditività. Ogni ETF ha le proprie regole che fanno parte di un approccio sistematico generale alla selezione dei titoli da includere in questo fondo. Un ETF Smart Beta potrebbe selezionare e scegliere le proprie partecipazioni in base alla crescita dei dividendi di una società, per esempio, cosa che potrebbe interessare a me. I dividendi, essendo distribuzioni pagate agli azionisti dagli utili della società come ricompensa per l'investimento in questa società, potrebbe appunto andare a raccogliere in questo calderone aziende che pagano solo dividendi e tendono ad essere grandi, consolidate e redditizie. Gli approcci ponderati per il rischio tengono conto anche della volatilità attesa dalle azioni. I fondi potrebbero limitare le partecipazioni ad esempio a titoli con bassa volatilità per ridurre il rischio del fondo. La volatilità è una misura di quanto flutta il prezzo di un titolo o nella misura in cui flutta o meno nel prezzo. Al contrario invece alcuni investitori apprezzano il rischio e potrebbero voler inserire e investire i propri soldi in un conto che si concentra su azioni ad alto potenziale di crescita. Ne abbiamo parlato nella serie di tanti ETF in cui si parlava appunto delle ETF che seguono le IPO. Sebbene esistano molti tipi di strategie Smart Beta, alcune delle più comuni includono ad esempio quelli ad uguale ponderazione. Invece di andare a ponderare il fondo in base al prezzo delle azioni e alla loro capitalizzazione di mercato, questa strategia pondera equamente i fattori di ciascuna partecipazione. Se ci fossero 10 azioni in un fondo, sarebbero il 2% ciascuna. Ponderazioni in base ai fondamentali.
Le aziende vengono selezionate e ponderate in base ai fattori quali i guadagni, i profitti, le entrate o fondamentali o parametri finanziari particolari. Basati sui fattori, le azioni sono ponderate in base a fattori specifici, come ad esempio il bilancio, valutazioni di sottovalutazione o società di piccole dimensioni che sono in crescita, le dividend growth, small cap dividend growth ad esempio. Bassa volatilità. Questo metodo si concentra su azioni e indici con basso indice di volatilità o piccole fluttuazioni di prezzo in un periodo storico ben definito. I smart beta ETF utilizzano una combinazione di metodi di investimento sia attivi che passivi. L'investimento attivo è come avere un gestore degli investimenti che sceglie i titoli da includere in un portafoglio. Un fondo a gestione attiva acquista e vende azioni secondo necessità in base a varie metriche fondamentali come guadagni o rapporti finanziari. Un fondo passivo invece traccia un indice senza che il gestore scelga le azioni. Di conseguenza, i fondi a gestione passiva, i famosi ETF, tendono ad avere delle commissioni più basse. Ad esempio, un fondo potrebbe tracciare, per citare il più classico, i titoli dell'S&P 500 in modo da imitare o tracciare ogni singola mossa esattamente come si muove l'indice S&P 500. Lo smart beta invece è una miscela di investimenti attivi e passivi. Segue un indice che lo rende passivo, ma considera anche fattori nella scelta delle azioni o degli investimenti all'interno dell'indice. In altre parole, un fondo smart beta che andrebbe ad applicare l'indice S&P 500 non selezionerebbe tutti i titoli dell'indice come farebbe un ETF classico. Invece potrebbe selezionare solo quelli che mostrano un comportamento specifico, come una certa percentuale, ad esempio, della crescita dei ricavi. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi degli smart beta? Beh, gli vantaggi: molti ETF smart beta sono progettati per aumentare i rendimenti del portafoglio, in particolare cito il Momentum, sul quale sto facendo un pack per il mio figlio. Possono anche massimizzare i dividendi o ridurre i rischi del portafoglio. Alcuni potrebbero obiettare che uno dei vantaggi delle strategie smart beta è l'uso dell'indicizzazione equamente ponderata. Questo parametro elimina l'enfasi sui titoli dell'indice con le po maggiori ponderazioni per capitalizzazione di mercato. Con le ponderazioni per capitalizzazione di mercato, se i titoli o le partecipazioni più grandi sottoperformano, avranno un impatto considerevole sulla performance dell'indice rispetto ai componenti più piccoli dell'indice. Però, come si può ben capire, smart beta non è una strategia completamente passiva come i tradizionali ETF. Sebbene molti smart beta abbiano rapporti di spesa più elevati rispetto ai prodotti indicizzati passivi, sono sicuramente meno costosi della maggior parte dei fondi gestiti attivamente e sono ideali per gli investitori che sperano di massimizzare il proprio reddito e rendimenti, consentendo al tempo stesso di ridurre al minimo i rischi. Quali possono essere i rischi associati ai smart beta? In linea di massima sono ancora un metodo di investimento relativamente nuovo se si guarda il mondo ETF e possono mostrare in alcuni casi, ma non in tutti, bassi volumi di scambio. Un volume di trading o una liquidità bassi possono far sì che gli investitori non siano in grado di vendere o comprare o uscire facilmente dalle proprie posizioni. I costi di negoziazione possono essere elevati per ristabilire la ponderazione dell'indice originale. Questo aumento del prezzo deriva dal fondo che acquista azioni dell'indice che deve essere incluso nel fondo. Di conseguenza, le commissioni addebitate per uno smart beta potrebbero, ma non è detto che siano, essere sicuramente inferiore ai fondi gestiti attivamente, ma i risparmi potrebbero non essere significativi. Gli smart beta poi possono sottoperformare gli indici tradizionali come l'S&P 500 perché devono essere costantemente riadattati all'indice che si è ricreato al suo interno. In altre parole, le partecipazioni vengono aggiunte e vendute in base a delle regole del fondo e queste potrebbero sottoperformare l'indice di riferimento. Dal momento che gli smart beta hanno così tante variabili da considerare, cambiarli può essere più difficile rispetto al trading con gli indici tradizionali. Di conseguenza, i prezzi degli smart beta possono variare dal valore sottostante nel fondo. Bene, dammi una tua qui sotto nei commenti e fammi sapere se conoscevi questi ETF. Se ne hai già qualcuno in watchlist o se ne hai già qualcuno nel tuo portafoglio, come li consideri? Rischiosi, inutili oppure una strategia da non perdere? Spero di avere un tuo feedback qui sotto e di poter avere da parte tua un contributo per far crescere me e tutta la community. Come sempre, cerchiamo di aiutarci a vicenda con tanti commenti, scambiandoci opinioni e aiutiamoci a crescere sempre e comunque. Ti chiedo di lasciare un commento, un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube e se sei nuovo sul canale di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Oggi è venerdì, per cui l'ultimo video della settimana. Noi ritorniamo lunedì prossimo con Buonanotte Mercati per iniziare una nuova settimana editoriale. Quello che mi resta da dirti è semplicemente di augurarti un buon fine settimana. Ciao!